Comprendiamo. I fratelli del cerchio, attraverso Andreina, a cura di VB, domanda: si può avere un'idea chiara di quello che accade all'anima dopo la morte del corpo, durante il cosiddetto periodo del sonno e al successivo risveglio? Guida, comprendiamo il vostro desiderio di conoscere il dopo rispetto alla realtà che vivete attraverso i vostri corpi. La difficoltà sta nel cercare di far comprendere a una mente pensante ciò che l'anima vive. La mente segue un ragionamento razionale e provato. L'anima è oltre ogni schema che vorrebbe seguire un certo ordine logico dettato dalla mente. Per questo non si riesce a volte a dare alle parole il senso corrispondente all'esperienza a livello dell'anima. Essa segue le proprie esigenze, che corrispondono a quanto sperimentato nella fase della vita appena conclusa, trampolino di lancio verso un ulteriore passaggio nel riconoscimento di sé. Il grado raggiunto di questo riconoscimento interiore determina il tempo di osservazione dei nuovi elementi raccolti attraverso l'esperienza di vita appena trascorsa, chiamato anche sonno più o meno profondo. L'ulteriore attività di ricerca avviene in una fase successiva, chiamata risveglio in quanto operativa. In quella fase comincia il nuovo programma, che è solo il proseguimento di quello che già si stava elaborando prima del cosiddetto sonno. Per meglio comprendere, si può paragonare il sonno dell'anima alla notte, che il corpo umano vive per riposare il fisico e la mente, per essere pronto il giorno dopo al risveglio, a continuare le attività non completate il giorno prima della notte. Naturalmente, durante la notte vissuta dal corpo fisico ci sono coinvolgimenti anche animici, dei quali raramente la persona fisica si rende conto, perché per sua natura e necessità deve restare ancorata alla vita naturale dei sensi, mentre nella dimensione oltre la morte tutta l'attenzione è rivolta al vissuto dell'anima. Questa è la differenza. Ogni piano ha le sue prerogative e priorità. Nell'immaginario umano il modo di procedere oltre la vita fisica deve per forza seguire un ordine in qualche modo simile a quello che già si sperimenta e si conosce, ed è questo l'equivoco che ne impedisce la comprensione. Mentre nella vita del corpo si ha un procedimento lineare, nella vita dell'anima si ha la sensazione di un moto circolare, perché ogni percezione, sensazione, sentire riporta ad un passaggio precedente e ad uno successivo senza avvertirne la discontinuità, senza interruzioni, ma naturalmente correlati fra loro, ciclici, nel loro ripetersi fino all'ultima comprensione. In questo sta il mistero che una mente umana fatica a comprendere. Non c'è un progresso, un andare avanti, un migliorare, ma un riconoscersi nel percorso senza inizio né fine. Un cerchio non ha inizio né fine, ed è in questa dimensione che perennemente ci troviamo, come se fossimo nella casa degli specchi e dovessimo restarci finché non riusciamo a scoprire il vero noi stessi, anche se avremo l'illusione di averlo sempre di fronte a noi, seppure con sembianze diverse. Cadranno uno a uno tutti gli specchi, come le tante vite vissute, le tante illusioni, e quando saremo al centro della stanza, sentendoci per ciò che siamo, saremo esattamente al centro del cerchio e vedremo contemporaneamente noi stessi in ogni frammento di esso.